Questa è una casa fatta con un camion, ma non nel senso che viaggio il mondo e uso il camion come casa. No, 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 è proprio il camion è la casa, non è che la uso come casa, no, no, è proprio la casa. Questo è altro in Vietnam. Hola! Benvenuti in una delle millantate sale di montaggio. Piccolo contesto. Ieri c'è stato il video del mio compleanno che però ha interrotto il video che c'era prima, che era appunto un motovlog. Questo è il proseguo di quel video. È la stessa giornata ed è proprio per questo che ogni tanto dico oggi di cose assurde ne stanno succedendo, perché bisogna relazionarlo a quello di due video fa. Sintesi, è un motovlog dove vi faccio vedere quello che ho visto quella giornata, cioè in realtà un paio di giorni fa. Buona visione! Bella sgommata che ho fatto, sono fiero di te. Ho beccato una strada vicino a una scuola e ci sono tutti questi gnomi che stanno tornando a casa. Tutti in Vietnam hanno un motorino e se non c'hanno un motorino c'hanno sto robo elettrico. Robo, che parola milanese che ho cacciato oggi. Qua sta diventando figo. Sono in un villaggio sperduto nel verde. Qua c'è una casa che stanno costruendo, tutto verde. Dai, che figata. Un bel villaggetto. Immagino siano principalmente agricoltori qua. Vediamo che cosa ci aspetta. E questa è la cosa figa di stare in moto, il fatto che vedi una cosa, ti intrufoli e la esplori. Questo è il cimitero. Un cimitero in Vietnam? Andiamo. No! Ah, la moto ha detto di no. La cosa interessante è che qui le tombe sono messe sotto quelle che dovrebbero essere delle case. Tipo, immagino che però queste siano persone ambienti che si sono potute permettere questa roba qui. Comunque, ditemi quante persone conoscete che si vanno a buttare in un cimitero in Vietnam. Dov'è l'uscita? Si può entrare ma non si può uscire? Porca puttana. Vabbè dai, Speranza, tu ce la fai. Andiamo piano piano, anche se qua ci affossiamo. Wow! Che cazzo sono andato a finire? Sto diventando Tony Cairoli. Quanto è grande sto cimitero? Ma che cazzo è sta roba? Devo andarla a vedere. Vabbè, oggi ne sto vedendo di cose pazzesche. Ma che roba? Questo con un camion si è fatto una casa. Cioè, che non è viaggiare il mondo col camion perché è la mia casa. No, no. Levo le ruote al camion e ci faccio una casa. Ma che roba è? Ma è assurdo. Ehi. Speranza, tu rimani lì. Non ti preoccupare, tra poco arrivo. Eh? Sei uscito con sto macete. Sono lei, ne parlo? Ho detto adesso mi uccide e invece era per tagliare il corpo. Ma cattivissimo, cioè proprio l'ha preso a distanza, ha detto è arrivata la mia fine. Invece cocco. Cioè il discorso che stavo lì con la moto, per ovvi motivi è stato impossibile riprenderlo, ma ho visto sto posto a distanza e ho detto andiamoci, della casa di questa persona che si è fatta la casa con un camion. Mi hanno offerto un cocco. Cocco nel camper sull'albero. Cioè il camper in realtà è l'albero. Che siete che c'ho? Ah, ma se siete con me. Your name? Sir. Your name? I am Quan. Quan. Giulio, nice to meet you. Sto mangiando un cocco con Quan. Qui la macchina contro le zanzare, qui è la stanza da letto, una cassa gigantesca. Evidentemente qua ci fanno i rave. E la cosa più bella è che da questa macchina vi affacciate e vedete tutta questa roba qui. E penso che quelle saranno le varie cisterne per dell'acqua. E questo è il macete che ha preso prima qui, dove non c'era niente. Ho detto, veramente mi sono cagato sotto. Non si è voluto prendere niente. Cioè mi ha proprio letteralmente ospitato a casa sua. È assurda questa cosa. Cioè, ha preso questo camion, in realtà non ci ha levato le ruote, ce l'ha lasciate, però ha creato il supporto apposta per farlo sollevare da terra, bloccato al massimo, ha creato tutta questa impalcatura, ovviamente bandiere vietnamiti ovunque, e chi sta meglio di lui? È genius, è un genio, è il posto dei sogni, poi tra l'altro è blu, il mio colore preferito, questa potrebbe essere casa mia, ecco. Cioè, veramente sono stupito, non ho mai visto una cosa
così bella in vita mia. Cioè, una casa così bella in vita mia non l'ho mai vista. Tutte le case di lusso, il resort, tutta merda. Questa è una vera casa di lusso. Tutta. Cioè, è perfetta. Poi se vuoi ti rompi i coglioni, emergenza, rompi i mattoni e via, te ne vai. Tutto fatto in maniera molto precisa, ordinata. Molto, 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 molto carino. La cosa assurda è che non ci sono città vicine. La città più vicina è a 30 km. Pazzesco. Questa qui è per gli uccelli. Adesso andiamo anche sopra. Guarda. Guarda che roba. È la casa più bella che abbia mai visto in vita mia. Batte tutti i resort di lusso. Goodbye, goodbye. Vai, come on, vai. Che paese. Ha vinto tutto questo. Ha vinto tutto. Vamonos. Come se le sorprese oggi non bastassero, c'è anche un bel incendio, l'aria è diventata irrespirabile e ci sono detriti ovunque. Comunque il cocco ci voleva proprio, mamma mia. E sono ore che sto in moto, non ho bevuto quasi niente, ero totalmente disidratato. Comunque qui si è proprio incendiato bello forte, c'è sia qui che più avanti. Guarda là le fiamme, insomma, non so se si riesce a vedere, ma ci sono delle fiamme enormi, veramente pericoloso. Comunque la cosa più saggia è levarsi dai coglioni. Sì, la cosa più saggia è levarsi dalle balle. E poi dopo 10 metri ci sono loro che pascolano le mucche. E lì c'è un incendio. Ma sì, ma chi sono fottuto?